A circa 4 anni dal lancio di PS4, Sony è riuscita a piazzare nelle case dei videogiocatori circa 70 milioni di esemplari della sua console. Oltre ad aver venduto più del doppio rispetto alle sue dirette concorrenti della stessa generazione, Xbox One e Nintendo Wii U, PS4 si sta pian piano ritagliando un posto d'onore tra le console più vendute di sempre. Ma come ha fatto Sony a diventare leader di mercato, almeno nel momento in cui sto facendo questo video, nel gennaio 2018? Beh, le motivazioni sono varie, ed in questo video, scritto in collaborazione con Christian Devil Cree, Luca Wright, Alessio Filippelli e Mont, proverò ad illustrarvele in maniera più o meno sintetica, ma comunque spero il più completa possibile. Specificando che non è il compito di questo video generare delle console war ed invitandovi a mantenere nei commenti una condotta il più pacata ed educata possibile, vi auguro buona visione in questo breve viaggio nella storia recente del videogioco. Questa storia inizia circa 11 anni fa, quando Sony rilasciò la sua PlayStation 3. Dopo aver dominato il mercato per due generazioni con PS1 e PS2, le prime console a battere il tetto dei 100 milioni di esemplari venduti, Sony evidentemente si sentiva abbastanza tranquilla per il lancio della sua console di settima generazione, adagiandosi per questo un po' troppo sugli allori. Microsoft era arrivata sul mercato con la sua Xbox 360 addirittura un anno prima, e con una console che, soprattutto agli inizi, godeva di multipiattaforma tecnicamente migliori, nonostante la decantata potenza di PS3. Xbox Live, che seppur a pagamento offriva un servizio mille volte migliore della controparte PlayStation, un controller che poi si è andato a ritagliare un posto d'onore addirittura tra i migliori controller di sempre, introduzione degli achievement. Altra nota importantissima, il prezzo. Xbox 360 arrivava sul mercato con un vantaggio di quasi 200 euro in meno. Il lettore Blu-ray della PS3, sicuramente un pezzo molto pregiato, non bastava da solo a giustificare per un acquirente lo scarto di prezzo così notevole. Insomma, Xbox 360 si portò avanti rispetto a PS3 con un vantaggio competitivo così ampio che fu poi solo negli ultimi anni che Sony riuscì a risalire la china e a pareggiare quasi le vendite con la sua PS3, ma con gran fatica e a fine generazione. La grande abilità di Sony però è sempre stata quella di imparare dai propri errori, e ai piani alti avevano capito benissimo che per il lancio della loro console successiva sarebbero dovuti ripartire proprio da quelli. Arriviamo dunque al 2013. La conferenza di presentazione della nuova console Sony PlayStation 4 avvenne a febbraio di quell'anno. Una gran parte della conferenza fu focalizzata sulle specifiche tecniche, una gran barba per i videogiocatori, ma molto importante per palesare il loro retrofront sull'importanza della programmabilità della loro console. Mostrarono il pad, con il sapore DualShock di sempre, ma al contempo con diverse ottimizzazioni e novità che lo distanziavano finalmente dalle vecchie versioni. Fu poi alle E3 successiva che mostrarono design, data di lancio e prezzo. La prima mossa era stata effettuata, il turno era passato all'avversario. Dopo il grande successo di Nintendo Wii, Microsoft aveva capito che puntare sui giocatori occasionali sarebbe potuto essere un grande affare. Tuttavia, l'impressione condivisa da tutti quelli che abbiamo scritto questo video fu che Microsoft ci puntò troppo. Tra il Kinect, al grande supporto per la TV e i programmi multimediali, la nuova Xbox One sembrava tutto fuorché una console per videogiocatori. TV experience. TV. TV and movies. TV. Xbox. Watch TV. 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 Ed in effetti il senso voleva essere proprio quello di un media center all in one, e da qui appunto il nome della console stessa. Inoltre, a detta di chi tra di noi aveva la One fin dall'inizio, questo si tradusse peraltro anche in una dashboard particolarmente confusa e problematica al lancio, che doveva riuscire a fare mille cose contemporaneamente, senza però riuscirci pienamente. Dall'altra parte, PS4 fu presentata fin dall'inizio come una console per giocare. Ricordiamo poi successivamente le campagne pubblicitarie come The Best Place to Play o la fantastica For the Players. Questo è per chi il gioco lo vive. Per i giocatori che non si fermano. Mai.
ed una serie di spot particolarmente azzeccati che andavano a porre il vertice interamente sui videogiochi. Parlando sempre dei mesi che hanno preceduto il lancio, ricordiamo inoltre la trafila dell'Always Online di Xbox One, cioè, almeno nelle intenzioni iniziali di Microsoft, il giocatore doveva essere perennemente connesso per poter giocare. Annunciarono l'impossibilità di giocare a titoli usati, quindi l'impossibilità di scambiarsi i giochi con gli amici. In più, come se non bastasse, il Kinect era venduto obbligatoriamente insieme alla console. Per prima cosa, il motivo per cui la nostra console costa 100 euro in più di PS4, cioè Kinect, che ora ci consente di spiarvi 24 ore su 24. A distanza di una generazione, insomma, le parti si erano invertite. Sony, bisogna dirlo, presentò invece il tutto in maniera molto più snella. Fu emblematico il video che illustrava il meccanismo sul prestare un gioco su PS4, evidenziando l'importanza del giocatore nelle politiche Sony. Microsoft, invece, fece un sacco di cambi di rotta che confusero l'utenza più e più volte. Con una difesa aggressiva della propria visione, con conseguente insurrezione mediatica, per poi fare retrofront a qualche giorno di distanza. Fu memorabile il retrofront di Don Matrick, che dichiarò che se si voleva una console Microsoft con la quale giocare senza connessione ad internet, bastava comprare la 360. O la difesa a spada tratta del Kinect, o addirittura la dichiarazione che introdurre la retrocompatibilità in una console significava guardare al passato. E, di ironia della sorte, proprio la retrocompatibilità sarebbe diventata una delle feature più importanti della Xbox One in questi ultimi mesi. In più, al momento del lancio, anche il prezzo fu sicuramente fondamentale, dato che PS4 arrivava a 100 euro in meno rispetto ad Xbox One, che peraltro obbligava a comprare il Kinect. Insomma, da una parte una console venduta assieme ad una periferica poco interessante, a 500 euro, dall'altra parte, allo stesso prezzo, un bundle con console, gioco, due pad e PS4 Eye. Inutile dire che, informati o non informati sui pro e i contro delle varie console, parecchi acquirenti scelsero semplicemente l'offerta migliore. Ma immaginate anche solo il ragazzo che compra una console per il nuovo FIFA. Con 500 euro, con PS4, aveva già il secondo controller per giocare con suo fratello, incluso nel bundle. Insomma, da una parte una console che non aveva un'identità precisa, dall'altra una console presentata come un insieme di esperienze virtuali, the best place to play. Dunque, il lancio delle console, avvenuto a novembre 2013, fu il parallelo di una partenza in una gara di Formula 1. Laddove PS4 giocava il ruolo di una vettura che partiva in pole position dopo una sessione di qualificazione eccellente, mentre Microsoft partiva con la sua Xbox One dai box, per cercare di riparare in corsa tutti gli errori di marketing fatti nei mesi precedenti al lancio. Al market ufficiale poi si aggiunse il marketing involontario, il passaparola. Nel momento in cui la console è partita bene, è il passaparola a creare un circolo vizioso. Sappiamo benissimo infatti che diversi utenti comprano la console per avere la possibilità di giocare con i propri amici, ed una base installata sempre più grande ha permesso a PlayStation di avere sempre più attenzione da parte degli sviluppatori, e questo alimentava ulteriormente il circolo vizioso. Sempre più grande diventava il numero delle PS4 vendute e sempre più interessante diventava per gli sviluppatori lanciare il loro titolo su PS4. Il divario divenne man mano sempre più grande da divenire incolmabile, obbligando la Microsoft poi a mettere una pietra sopra al discorso esclusive, costringendola ad ampliare il proprio bacino di utenza inglobando anche gli utenti Windows. Da notare peraltro che Sony, con grande furbizia, è andata poi nel tempo a prendersi anche quella fetta di pubblico semi-casual grazie a VR, Playlink e vedremo cos'altro avrà in serbo in futuro. Insomma, per la faccenda PS4, Sony ha mostrato di avere le idee estremamente chiare fin dall'inizio, arrivando con un tempismo praticamente perfetto in questi primi 4 anni di vita della PS4. Microsoft invece ha dato dal canto suo la sensazione di non essere preparatissima a rilasciare la One, e la sensazione è acuita dal fatto che man mano stia correggendo il tiro, dapprima con la retrocompatibilità, poi One S, One X ed Xbox Game Pass. A tutto questo discorso si deve poi aggiungere l'importanza dello stesso marchio PlayStation. PlayStation è riuscita negli anni a diventare quasi sinonimo di console per un enorme bacino di pubblico, e vedere il marchio posto alla fine delle pubblicità di alcuni giochi multipiattaforma ha creato poi delle esclusive mediatiche che hanno contribuito ulteriormente a rendere la console più visibile.
Ciao mondo, eccomi, sono un hacker e vi dico, insieme abbatteremo ogni muro. Le esclusive mediatiche non funzionano solamente con i semi-casual, ma anche con i giocatori leggermente informati, all'interno di fiere presentazioni. Per fare un esempio, Monster Hunter World, per dire, uscirà anche su Xbox One, sebbene venga visto da tutti come un titolo esclusivo a PS4. Stesso discorso per Final Fantasy XV, c'è anche su One. E tanti altri videogiochi che continuano ad essere associati a PlayStation, ma in realtà arrivano anche sulla concorrenza, appunto, esclusive mediatiche. Discorso più o meno simile per i contenuti speciali dei vari Call of Duty e Destiny, fortissimi a livello mediatico, che hanno smosso maree di videogiocatori. Ma non solo sul web, addirittura anche in televisione vediamo le pubblicità di PlayStation. Esplora la realtà senza confini di The Witcher per la prima volta su PS4. Solo da 1 euro PS4 con Bloodborne e The Witcher a 399,99 euro. This is for the players. Addirittura anche nelle partite di UEFA Champions League si vedono imperare sui cartelloni pubblicitari i marchi PlayStation e PS4, come peraltro è sempre stato fin dai tempi di PlayStation 1. Ed in tutto questo viene da chiedersi, ma quando viene pubblicizzata la Xbox One? Insomma, arrivati alla fine di questo video ci si rende conto in maniera abbastanza intuitiva che PS4 non avrebbe potuto non vendere, anche e soprattutto perché ha avuto nei suoi primi 3 anni di vita solo una rivale, la Xbox One, che peraltro ha tentennato fin dall'inizio. Infatti, parallelamente a PS4 ed Xbox One, la Nintendo viveva una sua 8ª generazione con Wii U, tutta sua, perché è da Wii che Nintendo praticamente fa storia a sé. Nella 7ª generazione, appunto, con Wii le andò di lusso, con Wii U le andò molto meno bene, e ora con Switch invece sta tornando alla ribalta. Però è fuori discussione che, ripeto, faccia storia a sé, e non abbia scombinato mai più di tanto i dati di vendita né ai tempi di PS3 e Xbox 360, né oggi di PS4 o One. Il porsi su un binario parallelo rispetto a PS4 e non in diretta competizione è stata una mossa molto furba da parte di Nintendo, procedendo con Switch il suo percorso di innovazione nel mondo videoludico senza provare a pestare i piedi al colosso che nel 2018 si è confermato sinonimo di videogioco, Sony PlayStation. Un colosso che mossa dopo mossa è andata a gettare le fondamenta non solo di una console, non solo di un marchio, ma anche di un'intera community di videogiocatori, che oltre ad essere acquirenti sono i primi a fare pubblicità al marchio stesso. Questa è PlayStation 4! Come si evolverà il mercato in futuro, questo ovviamente non c'è dato saperlo, però noi che abbiamo scritto questo video una cosa la vogliamo provare a pronosticare. La PS5 sarà retrocompatibile. Perché, secondo noi, per parecchi videogiocatori, il pensiero di perdere tutti i videogiochi in digitale riscattati rappresenta la motivazione più grande per cui probabilmente passeranno su PS5 quando sarà il momento. Inoltre, ci teniamo a sottolineare come dalla concorrenza il videogiocatore vince sempre. Infatti, l'ottima concorrenza che in questi ultimi mesi sta facendo finalmente Microsoft con la One X e Xbox Game Pass potrebbe chiaramente spingere PlayStation nei prossimi mesi a mettersi in pari sul fronte dei servizi. Così come Nintendo con Switch, presentando delle line-up potenti, con esclusive varie e valide, seppur non in diretta competizione, terrà sull'attenti Sony, che starà molto cauta nelle varie mosse per non perdere la tanto agognata leadership. E questo, amici, è tutto. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione, in questo caso ci tenevo a ringraziare ulteriormente i ragazzi che hanno scritto con me questo video, cioè Christian Devil Cree, Luca Wright, Alessio Filippelli e Mont. Vi lascio i link ai loro canali e ai loro social in descrizione. Le nostre analisi, per quanto condotte nella maniera più oggettiva possibile, sono comunque soggettive, questo è chiaro, le opinioni espresse comunque in questo video sono presenti alla fine delle analisi che sono personali, ed è per questa la motivazione che vi invito vivamente a scrivere nei commenti qual è la vostra visione della faccenda, ovviamente rispettando il nostro punto di vista. Io vi ringrazio ancora per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video.